Bentrovati e bentrovate dal vostro Andrea Cartotto per una puntata inedita del Cartotto Educational dedicata a tutti gli appassionati dei mattoncini Lego. Infatti, spoiler, se venite a Moena, Trentino Alto Adige, Val di Fassa, potrete trovare le Dolomiti, patrimonio dell'umanità UNESCO, riprodotte con mattoncini Lego. Ed eccole qui. Pensate, in scala 1 a 10.000, 50.000 mattoncini Lego, ripartiti per colore, così da delineare rilievi, rispetto ai pascoli, ma soprattutto la particolarità del luogo in cui ci troviamo è che qui, nel Teatro di Moena, nella struttura dedicata agli eventi, c'è una mostra praticamente permanente, magnifica, sulla Grande Guerra, la guerra cosiddetta del 14-18, e per l'occasione le linee rosse che osservate con i mattoncini dove il mio dito vi accompagna rappresentano, dove i mattoncini sono separati, il fronte italiano della Grande Guerra. La linea rossa, diciamo alle spalle, con i mattoncini tutti attaccati, era invece il fronte austro-ungarico. Quindi immaginate le Dolomiti, per come le avete viste o le vedrete, patrimonio dell'umanità UNESCO, riprodotte con i Lego. Io non avevo mai visto la rappresentazione di queste meravigliose montagne così e vi invito a vederla. Pensate, scala 1 a 10.000, 50.000 mattoncini, duplo e piastre d'acta su cui poggiano i mattoncini 200, il tutto realizzato da un ragazzo giovanissimo, neodiplomato, plastico tridimensionale dal 2011, realizzato così come lo stiamo vedendo, un omaggio alle Dolomiti. Nel momento in cui poi appunto sono state inserite tra i patrimoni dell'umanità UNESCO. Lo sapevate? Un saluto dal vostro Andrea Cartotto in carne ed ossa, non Lego.